Maestro Colandrea, prima edizione di Anima Flegrea, 6 serate con tantissimi ospiti in questo bellissimo scenario di Monte di Procida, il tutto tra mito e danza. Ho fatto ritorno nella mia terra madre, ho fatto ritorno con una grandissima opportunità di divulgare la bellezza e dell'anima di cui sono pregno, la terra flegrea, la terra natia. Quindi musica, danza, spettacolo, cultura, arte, fotografia, moda e assolutamente bellezza, mitologia, storia, ciò che noi possiamo raccontare attraverso l'abbraccio e la divulgazione in questo territorio meraviglioso. Qualche chicca: Maurizio De Giovanni alla cultura, Oriella Dorella, Luciano Cannito, Simona Marchini, all'imprenditoria Roberto Laringe e poi alla cultura Gennaro Di Fraia, Francesco Maisto. Abbiamo un parterre molto molto elevato. Poi abbiamo Miriana Trevisan, Monica Lubinu, abbiamo il Conte Galè, riverente personaggio di RTL, e abbiamo Veronica Maia. Quindi insomma ci siamo costruiti intorno, come dire, intorno all'anima abbiamo costruito questo corpo, questa modalità di dare voce e vita attraverso la bellezza. La sua condizione aprirà questa prima edizione di Anima Flegrea, un concerto sull'acqua che lei ha definito una rinascita. Sì, una rinascita di queste meravigliose zone, quindi Monte di Procida. Io anzi voglio ringraziare il comune, il maestro Colandrea. Non lo ringrazio, lo abbraccio, lo avvolgo, perché lui fa veramente rinascere, cioè, e fa venire voglia di venire qui in questi luoghi a godersi questo mare meraviglioso. E anche questa mattina, pensate che alle 6 ero all'interno di Roma, insomma tra i palazzi, così all'improvviso mi trovo in questo angolo di paradiso, quindi spero di vedervi tutti qui il 27, appunto per aprire insieme a me, aprire le acque, insomma un po' come se fosse un miracolo, in questa magnifica atmosfera. Tra le presentatrici della prima edizione di Anima Flegrea c'è anche Monica Lubinu in questo bellissimo scenario di Monte di Procida, e lei è un po' di casa qui. Sì, sono super entusiasta, super felice di tornare in questo meraviglioso scenario, in questa suggestiva cornice acqua morta di Monte di Procida. Avrò il piacere di presentare la serata del 30 di giugno e del 1 di luglio. La prima sarà dedicata alla danza e alla moda, la seconda interamente alla musica. Durante il corso delle serate avrò il piacere anche di premiare diverse eccellenze, protagoniste appunto non solo del mondo della danza ma della cultura a 360 gradi. Insomma, sarà un appuntamento imperdibile, noi vi aspettiamo tutti, e poi sono super orgogliosa di essere qui anche perché la mia anima è in parte, gran parte flegrea, perché come ho detto durante la conferenza stampa, mia mamma e mia nonna sono di Pozzuoli e di conseguenza sono orgogliosa di essere qui e presentare questo bellissimo evento. Quindi vi aspettiamo numerosissimi, mi raccomando non mancate.